Ed eccoci tornati in studio per la seconda parte di Mondo Futsal. Cara Tiziana, c'è una bella novità. Eh sì, ci ha raggiunto in studio il nostro presidentissimo Gianluca Lattarza. Buonasera. Buonasera a voi. Ben trovato, presidente. Allora, torniamo a parlare di Serie A2, facciamo il punto della situazione. Chi meglio di lei si può aggiornare su come si sta evolvendo la situazione dopo la presentazione del nuovo mister? Beh, abbiamo annunciato proprio questa settimana colui che sarà il nostro prossimo condottiero, speriamo per i prossimi anni. Tranne Batista, ogni anno, prima con l'esperienza Kundari, poi con quella Angelini, i rapporti speravamo durassero di più, per una serie di motivi. Ci troviamo insomma quest'anno a ripartire con un nuovo progetto, un nuovo allenatore nel quale ripongo veramente tanta tanta fiducia. Credo che sia l'uomo giusto con le caratteristiche giuste per quello che è il progetto Latina. E quali uomini metteremo a sua disposizione, Sì, Presidente? Ci ho girato intorno. l'ha Proviamo presa subito larga. al solito. Ma credo che, come ho detto nella conferenza stampa il giorno di annuncio dell'allenatore, ci saranno dei cambiamenti. Credo che un po' sia nella natura che dei cicli vadano a concludersi, quindi ci saranno dei cambiamenti anche forse importanti. La cosa però che mi sento di rassicurare un po' la tifoseria è che abbiamo le idee abbastanza chiare, anzi chiare, su come poi andare a sostituire questi elementi. Ci sono ancora dei tasselli che dobbiamo capire se andare a confermare o meno, e credo scioglieremo un po' il tutto a breve. Presidente, prima di sciogliere le linee, quindi visto che i nomi non se ne riescono a Non fare, si o meglio, non sbilancia. si possono fare, allora facciamo un discorso un po' inverso. Io non solo personalmente, ma spesso io ho notato la sua emozione davanti nel vedere questa squadra giocare su diversi palcoscenici, no? Ci siamo anche visti proprio all'esterno del Palabianchini in altri palazzetti. E beh, io ho notato spesso la sua emozione nel vedere questa squadra. Spera di poter continuare a vedere o ancora di più che questa squadra la continui ad emozionare con il gioco di Giampaolo? Tu mi conosci, io sono un passionale, cerco sicuramente poi sia nei giocatori ma soprattutto negli allenatori le stesse caratteristiche che poi mi hanno portato a seguire e ad appassionarmi in questo sport. Carlo Kundari forse è stato l'allenatore che per eccellenza aveva queste caratteristiche, era un esuberante, era un vulcano, sapeva veramente trasmettere alla squadra tutte quelle che erano le emozioni, la passione e la voglia di vincere. Forse non erano il top dal punto di vista tecnico, anche se è un signor allenatore. Queste caratteristiche le aveva anche Marco Angelini. Forse Batista, da questo punto di vista, invece era il tecnico che meno aveva questi aspetti caratteriali, era più un tecnico e un teorico. Con Giampaolo sicuramente abbiamo forse il giusto mix, è un allenatore che ha veramente una passione, una grinta come pochi, e ha dimostrato sicuramente di avere anche la giusta esperienza che serve per questo campionato, e mi piace anche come mette le squadre in campo. Quindi torniamo un po' all'antico perché, ripeto, Carlo Kundari è stato un po' per certi versi il mio allenatore ideale, anzi forse è quello che mi ha dato più emozioni. Giampaolo per certi versi mi ricorda un po' lui, la stessa grinta, lo stesso modo di affrontare, di trasmettere intensità agli allenamenti, alle partite, a qualsiasi evento. Trasferiamoci invece, e rimaniamo sempre sotto questo profilo, trasferiamoci un po' invece al passato, riavvolgiamo un po' il nastro, no? Anche facendo, come si dice, cercando di emozionarci sempre di più. Qual è stato
il momento veramente più bello di queste, no, di tutte queste stagioni. Non parliamo soltanto del finale, anche con la vittoria, quindi il passaggio dalla Serie B alla A2. E poi viceversa invece il momento peggiore di questa grande esperienza, da quando naturalmente lei è presidente. Ma è... del primo anno ricordi proprio indelebili la partita con il Colleferro, quando eravamo praticamente distaccati, se non ricordo male, di 2 punti, la vittoria ci avrebbe consentito il sorpasso e quindi la prima posizione. Ricordo un po' la Bianchini come forse non si è visto nemmeno il giorno della promozione, non c'erano spazi veramente per sedersi, ed è una giornata che veramente chi l'ha vissuta difficilmente la dimenticherà, anche per il risultato, per la sequenza dei gol. È stata una partita veramente incredibile. E poi la fiumana di gente che partì da Latina per andare a Genzano, quando poi purtroppo all'ultima, alla penultima giornata abbiamo perso lo scontro diretto contro Lago Gianco, che poi non ci consentì, insomma, di andare già alla prima mia esperienza in Serie A2. Quell'annata credo per certi versi è stata quella che mi ha dato più emozioni, più forse della stessa promozione in A2. È difficile da credere, però è così, perché forse era la mia prima esperienza. E al terzo anno, quando poi abbiamo centrato l'obiettivo A2, sicuramente è stata un'annata anche quella indimenticabile, sofferta, perché la Loa ci ha dato filo da torcere fino all'ultimo momento. E di quell'anno ricordo veramente in particolar modo il gol di Fabinho Mantovani lì in casa loro, quando la vittoria ci ha consentito poi il sorpasso e quindi lo slancio finale per la Serie A2. Quest'anno è stato veramente un po' un anno così. Non sono riuscito a godere appieno un po' delle vittorie, anche perché forse siamo stati abituati troppo bene negli anni passati, e confesso che non avere l'obiettivo di poter vincere qualcosa mi manca. E allora il sogno proibito? Ma come dici, i sogni non costano nulla. Il sogno è poter centrare questa benedetta 1, sarebbe veramente il coronamento di un lavoro per certi versi unico, in una città che, parliamoci chiaro, non ha dato grosse risposte a livello imprenditoriale per poter supportare un progetto come questo. Io, è il mio grande rammarico. Credo che con l'avvicinamento di qualche imprenditore in più si potrebbero veramente raggiungere l'obiettivo A1 e poterci stare dignitosamente. Oggi abbiamo le forze per centrare l'obiettivo A1, però obiettivamente sarebbe poi difficile rimanerci, perché senza nasconderci, economicamente l'A1 ha altri costi che oggi almeno io, con gli sponsor che ho, non riesco a sopportare. Quindi è una piazza che, insomma, ancora cerca i requisiti per questo salto di categoria. Ma io dico che chi ha investito nella Dina Calcio 5 a livello comunicazionale ha toccato con mano il ritorno di visibilità, perché quando tu hai una pagina Facebook dove conti 27.000 fans e praticamente sei sopra società di Serie A1 di Calcio 11, quali Catania, Bologna, Udinese, Lecce, Novara, è evidente che post-it con 14.000 visualizzazioni sono numeri che veramente fanno pensare. Quindi si è riuscito a creare un movimento tale anche sul nostro sito internet, dove grazie anche al nostro addetto al marketing abbiamo dato una visibilità tale agli sponsor che, con tutto rispetto anche per le realtà sportive di Latina, oggi riusciamo ad offrire un prodotto che veramente non teme concorrenza.
Quindi chi l'ha capito questo e chi si è avvicinato e ha voluto porre il proprio marchio abbinandolo a Latina Calcio a 5, oggi, ripeto, ha toccato con mano, perché poi noi facciamo un dossier come tutti gli anni e mettiamo a disposizione numeri, non chiacchiere. Veramente chi non ha forse non ha avuto la fortuna di avvicinarsi a questo sport e di conoscerlo, non ha potuto comprendere appieno il valore Latina Calcio a 5 come piano comunicazionale. È un brand veramente che ha toccato veramente tutta Italia, perché poi spaziamo, abbiamo fans che da Palermo, da Milano, come da Firenze, addirittura abbiamo fans dal Regno Unito, come dall'America. È stato un tantam mediatico dovuto anche alle gesta poi fantastiche, certo, di atleti che abbiamo avuto la fortuna di avere a Latina. E noi ci auguriamo, insomma, che questo appello raggiunga i suoi destinatari e che giungano dunque per Latina Calcio a 5 ulteriori risorse per sognare in grande come merita la piazza e come merita questa società. Ora voltiamo pagina, stiamo parlando di Serie D. Ci occupiamo del girone B con l'approfondimento degli amici della redazione del Sud Pontino. La parola a Carmine Napolitano. Siamo invece adesso al campionato di Serie D, dove finalmente si è disputato l'ultimo turno, un campionato che quest'anno sembrava veramente infinito, quello del girone B, così come quello del girone A, di ben 30 partite, quindi 30 match, campionato diciamo lunghissimo, con un'unica pausa natalizia che c'è stata di 2 settimane, più corta anche rispetto agli anni precedenti. E finalmente siamo arrivati alla fine e nel girone B a vincere è stato il Minturno, che con la vittoria sul campo del Antonio Palluzzi a Priverno per 6-3 si è laureato campione, salendo in Serie C2. Grandi festeggiamenti nella palestra del Teodosio Rossi per la squadra di mister Cardillo, che c'entra il suo secondo campionato negli ultimi 2 anni, dopo quello vinto 2 anni fa per l'appunto con l'Atletico Virtus Scauri, anche questo con il Minturno del presidente Di Ciaccio. Quindi mister Andrea Cardillo si rivela mister vincente, ovviamente sugli scudi, pur essendo stato assente per infortunio nell'ultimo mese, sicuramente Enrico Di Stasio, capocannoniere del campionato con circa 90 reti, incredibile davvero il ruolino di marcia per lui, assente diciamo in quest'ultimo mese per infortunio, ma ha trascinato praticamente i suoi per larghissima parte di questo torneo, vittoria meritata. Vanno i playoff dal secondo al quinto posto, prima di tutto il Città di Minturno Marina, che ha vinto l'ultimo match del campionato a tavolino contro la squadra ritirata dell'Olympic Marina, e si è qualificata ai playoff come da seconda, quindi affronterà la quinta in classifica del girone A, mentre gli altri posti sono occupati dalle due fondane, Old Ranch al terzo posto e Visfondi al quarto posto. L'Old Ranch affronterà sul proprio campo in gara unica il Latina Scalo Cimil dei temibili Pappa e Salvatore Bagnato, mentre la Visfondi affronterà a Nettuno il Lele Nettuno, un'ottima squadra che era seconda soltanto prima dell'ultima giornata e che poi perdendo col Sezze è arrivata terza, ma è una squadra che ha subito poco più di 60 reti, miglior difesa di tutto il girone, unico neo può essere quello dell'attacco, Visfondi che può giocarsela sicuramente a Nettuno secondo il nostro parere. L'ultimo posto playoff si è deciso l'ultima giornata con l'Olympus, che ha battuto in casa l'Old Ranch che era già terzo, vittoria per 5-3 da parte dell'Olympus con doppiette di Gargiulo e Corrente, Angelo Corrente. L'altra rete è stata realizzata dal fratello minore di Corrente, ovvero Michele Corrente, classe 95, un giovane che si sta mettendo veramente in luce quest'anno. Non ce l'hanno fatta quindi a classificarsi per i playoff le due squadre di Terracina, nonostante le vittorie casalinghe, Real Terracina 10-4 sul Tremenzoli e Sporting Terracina, che ha vinto anch'essa la sua ultima gara interna, sono arrivate rispettivamente al sesto e al settimo posto. Ottavo posto per il Gaeta, a pari merito con lo Sporting Terracina, settimo in realtà, che vince il proprio match con lo Spigno 2-1 a soli 3 punti dei playoff. Gaeta che può recriminare per alcuni passaggi a vuoto, soprattutto in trasferta, dove ha fatto veramente pochi punti la squadra di Luca Occhini, che con un ruolino di marcia all'altezza di quello casalingo poteva sicuramente anche ambire alla quinta piazza. Non si è giocato il match tra Ventotene e Atletico Sperlonga,
Atletico Speronga di Mister Santaggio, che comunque stava concludendo molto bene il campionato, così come il Palamagnoli Idri, che dopo un inizio difficile si è tolto diverse soddisfazioni battendo tra le altre Sporting Terracina e Minturno Marina e spaventando anche altre compagini importanti. Sicuramente la squadra di Mister Collu potrà fare bene, così come quella di Sant'Angelo, Atletico Speronga, che per l'anno prossimo ha tutte le intenzioni di fare un campionato diverso, magari con degli innesti che il presidente Vaccaro sta già valutando e visionando. E questo era l'ultimo appuntamento anche per quanto riguarda la Serie D. Ricordiamo che c'è adesso la post-season con le squadre del girone B impegnate nei playoff contro quelle del girone A e si decreterà la vincitrice, che quindi avrà larghissima possibilità di essere ripescata in Serie C2, mentre la finalista dei playoff avrà qualche speranza di salire nella categoria superiore. È tutto per quanto riguarda anche la Serie D. L'appuntamento con Mondo Futsal Sud Pontino è per il prossimo anno. Sempre a proposito di Sud Pontino, il nostro Felice Pantanella ha realizzato delle interviste ai due tecnici in occasione della sfida Don Bosco Gaeta Spigno. Dunque vediamo il commento dei due allenatori. Sì, abbiamo fatto una buona gara, anche se abbiamo concesso un po' troppo agli avversari, siamo stati anche fortunati in un paio di occasioni. Al secondo tempo il Calinaro, il nostro portiere, ha fatto un paio di interventi abbastanza prodigiosi, ci ha salvato il 2-1. Poi per il resto una gara col caldo. Una partita da fine campionato, insomma. Se fine campionato, un po' di ruggine tra le due squadre in campo. Alla fine per gli spettatori è stata una bella partita, per me è stata una sofferenza fino all'ultimo minuto, però andava bene così, possiamo dire, aver chiuso in bellezza il campionato. Allora abbiamo Rocco Romano, allenatore della San Giovanni Spigno, una partita tirata fino alla fine, una vittoria per la Don Bosco, ma comunque poteva anche starci un pari, ma chiaramente la vittoria della Don Bosco, diciamo così, vendica la sconfitta dell'andata. Com'è andata secondo lei? Ah, bella partita tirata, abbiamo sprecato molto e comunque c'è anche molto caldo oggi, i giocatori soffrivano, e panchina corta per noi, molti infortuni, quest'anno è stato un po', diciamo, sfavorevole per noi con l'allenatore, un po' di attrito, diciamo. Dunque questo è il resoconto relativo alla sfida Don Bosco Spigno. Ricapitoliamo, Daniele, allora andiamo a rivedere gli incroci per quanto riguarda la Serie D. Allora, per quanto riguarda adesso partono i quarti di finale, Eagles, allora sono le 8 squadre, vengono racchiuse in 4 raggruppamenti. Allora il girone 1 fanno parte l'Eagles Aprilia Olympus Sporting Club, girone 2 Città di Minturno Atletico Rocca Massima, girone 3 l'Elenettuno Vis Fondi, girone 4 Old Ranch e Latina Scalo. Gara unica in casa, quindi delle squadre, come si vede dalla colonna di sinistra, e praticamente la vincente passa il turno e si scontrerà la prima contro la vincente del girone 3, la vincente del girone 2 contro la vincente del girone 4. Si parte sabato prossimo, rispettando gli orari che erano da regolamento. Ad Aprilia si dovrebbe giocare al Meucci alle 15, lo stesso vale per il Città di Minturno Marina contro l'Atletico Rocca Massima, mentre l'Old Ranch contro la Latina Scalo giocherà alle 15.30, l'Elenettuno Vista Fondi e il quadro lo chiudono alle ore 17. Quindi questi sono gli scontri e riguardano quindi gara unica, le vincenti, abbiamo detto, gli accoppiamenti sabato successivo, però in questo caso non si passerà in casa delle squadre partecipanti, ma bensì si disputerà gara unica in campo neutro. Il fine settimana però sarà preceduto dallo scontro, quello più importante, per determinare la vincitrice del titolo provinciale tra le due formazioni che hanno vinto il rispettivo raggruppamento, Calcio Sezze per il girone A e il Minturno per quanto riguarda il girone B. Quindi la formazione Lepina allenata da Marco Spagnoletto sfiderà quella allenata da Andrea Cardillo. Benissimo, e naturalmente vi terremo aggiornati anche su tutte queste sfide attraverso i nostri canali mondofutsal.net e youtube.com/mondofutsaltv. Benissimo, e poi ovviamente vi terremo informati anche sull'organizzazione del grande evento Mondo Futsal Day, certo, con nomination e premiazioni per i
tanti protagonisti di quest'annata a seconda delle categorie. Ormai siamo giunti ai saluti e ai ringraziamenti, vero Tiziana? Sì, io... È una bella lista. Sì, è una bella serie di ringraziamenti, ma ci tenevamo veramente a farlo perché insomma la squadra di Mondo Futsal è grande, ma ci sono delle persone che vanno assolutamente ringraziate. Iniziamo da Enrico Pasquali Coluzzi, Gianluca Bologni, Giorgio Screpis, Gianfranco Marceddu, il capitano Stefano Scala, Giampiero Terenzi, Domenico Antonelli, David Da Silva, per i live Denise e Monica e ovviamente i nostri amici del Sud Pontino, Felice Vantanella e Carmine Napolitano. Benissimo, poi naturalmente ringraziamento doveroso per un presidente che ci ha fatto spesso compagnia. La Starza, grazie per essere intervenuto, è sempre graditissimo ospite nei nostri studi, avremo modo naturalmente nelle prossime edizioni anche di ospitarla qui e di approfittare della sua disponibilità. Un grosso ringraziamento naturalmente al grande assente di questa sera, certo. Roberto Martin, l'artefice, l'ideatore di questa Mondo Futsal, e poi ringraziamento al tuttologo. Eh sì, il nostro Daniele Porcelli. Buonasera, ringraziamo anche Cesare De Mei e Alessandra Micheli che ci hanno curato la regia per questa quinta stagione e un ringraziamento anche particolare va a Domenico e a Tiziana. Io mi unisco al ringraziamento a Domenico, grazie per la sopportazione. Appuntamento al Mondo Futsal Day, dunque continuate a tenerci d'occhio, grazie. Buona serata. Buona serata, a presto.